La Domenica di Ameria Radio. Buongiorno e benvenuti alla Domenica di Ameria Radio. Trascorreremo insieme questa oretta ascoltando composizioni di Wolfgang Amadeus Mozart. La prima in programma è il concerto per fagotto e orchestra in si bemolle maggiore K191 che Mozart compose a Salisburgo il 4 giugno 1774. È il primo dei quattro concerti per fagotto che Mozart avrebbe composto in gran parte su sollecitazione del barone von Durnitz, che era un appassionato dilettante del fagotto. Solo purtroppo uno di questi concerti è stato ritrovato nel 1924. E anche il manoscritto originale del concerto che andremo fra poco ad ascoltare è andato smarrito, ma la partitura è stata ricomposta sulla base delle parti d'orchestra pubblicate nel 1801 e ristampate nel 1805. Il carattere di questo concerto è nettamente virtuosistico, nel senso che Mozart sfrutta in pieno le peculiarità del fagotto, di questo strumento solista, al quale è affidata una parte che richiede sicuramente il massimo impegno tecnico e interpretativo. Brillanti passaggi, trilli, sequenze di note ribattute, frequenti salti, la cui ampiezza sfiora a volte le due ottave. Queste sono le caratteristiche, per esempio, del primo movimento, dell'allegro, dalla forma sonata. Le qualità poi cantabili del fagotto caratterizzano invece il discorso del lento del tempo centrale, mentre le possibilità umoristiche, oltre che brillanti, dello strumento vengono ampiamente utilizzate nel rondò finale che si svolge in tempo diminuetto. Andiamo dunque ad ascoltare il concerto numero 1 in si bemolle maggiore per fagotto, nei suoi tre movimenti, allegro, andante ma adagio, rondò tempo diminuetto, al fagotto Marc Vallon, accompagnato dalla Amsterdam Baroque Orchestra, direttore Ton Koopman.
Andiamo ora ad ascoltare la sinfonia numero 25 in Sol minore K183, nei suoi quattro movimenti, allegro con brio, andante, minuetto, allegro. A farcela ascoltare è la The Academy of Ancient Music, direttore Christopher Hogwood.
Thank you.
Thank you.
La Domenica di Ameria Radio.